La circolazione del virus è cresciuta in modo significativo in tutta Europa. Il nostro paese eccede la soglia prevista da dati. L'Italia è molto ricca di casi e la crescita è molto significativa, superiore ai 100 casi per 100.000 abitanti. Le terapie intensive e i ricoveri in area medica mostrano una curva che cresce rapidamente vicino a soglie critiche. Sono le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ieri ha fatto il punto sull'andamento dell'epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro paese. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ferrara Focus, filo diretto con l'attualità. Che cosa significano i dati che ogni giorno leggiamo relativamente al contagio? Come sta circolando il virus in questa seconda ondata e quali sono le differenze tra i vari test e tamponi di cui oggi disponiamo per individuare le persone entrate in contatto con il Covid? Lo chiederemo al professor Carlo Contini, ordinario di malattie infettive tropicali di Unife e direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive universitarie del Sant'Anna di Ferrara, che è con noi. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, dottoressa, e grazie dell'invito. Più tardi parleremo anche con la professoressa Roberta Rizzo, associata di microbiologia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Ateneo Estense, alla quale cercheremo di farci capire bene le differenze tra i vari test sierologici e i vari tamponi che abbiamo disponibili. Professor Contini, parto da lei. Proviamo a iniziare da questo dato che ci fornisce il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ovvero questi 100 casi per 100.000 abitanti. Cosa ci dice un numero come questo rispetto a come il virus sta circolando e in che cosa questa seconda ondata si differenzia dalla prima, se si differenzia? Sì, certo, e ormai questo problema, insomma, è alla portata di tutti. Noi ci siamo accorti che da un mese circa a questa parte il virus sta circolando in maniera esorbitante e diciamo che il suo andamento lo possiamo paragonare proprio ad una curva ascensionale in rapida crescita. Rispetto alla prima ondata, le cose sono cambiate perché mentre prima la pandemia praticamente coinvolgeva soprattutto le zone settentrionali del nostro paese, adesso la pandemia colpisce tutte le regioni indifferentemente e soprattutto colpisce tutte le fasce di età, mentre prima era soprattutto concentrata nella fascia degli anziani, negli over 65-70. Diciamo che il virus non è che sia diventato meno virulento, vorrei specificare. Però è chiaro che quando colpisce i soggetti anziani, fragili, quelle persone che sono con delle che sono portatori di comorbosità come il diabete, l'ipertensione, per esempio, l'asma, le malattie cardiache, l'obesità e inoltre anche i soggetti immunocompromessi o defedati, allora si può arrivare alla malattia grave e questo è quello che noi abbiamo visto fondamentalmente. Quello che succedeva nei mesi che andavano da febbraio fino ad aprile. Diciamo Certo. che però c'è una novità che ancora va un po' presa con le pinze, nel senso cioè che alcuni studiosi avrebbero anche pubblicato, hanno pubblicato, cioè che il virus ha avuto una mutazione, una sorta di combinazione di deriva neutra che praticamente ha fatto sì che la proteina spike acquisisse questa mutazione. Che prende il nome di D614G come Genova, che potrebbe averlo reso molto più contagioso, ma è soltanto un'ipotesi. Praticamente questo studio avrebbe dimostrato che durante l'ondata iniziale della pandemia il 70% circa di questi nuovi coronavirus presentava questa mutazione, mentre invece durante questa seconda ondata praticamente la prevalenza di questa mutazione sembrerebbe che abbia raggiunto quasi il 99,9%, per cui si tratta di una tendenza osservata in tutto il mondo. Dobbiamo però dire che ogni nuova mutazione rappresenta ovviamente una possibilità di sviluppare anche delle variazioni più pericolose. Certo, Però certo. si tratta anche di una buona notizia, cioè vale a dire che la bella notizia è che questa mutazione, se c'è e comunque se verrà confermata, non sembra aggravare le condizioni dei pazienti infetti. Tuttavia, come appunto ha detto lei nella premessa, il virus sta ovviamente diventando molto più contagioso, il contagio è esponenziale.
e ovviamente bisogna proteggersi con tutti i presidi che ci hanno ovviamente insegnato fin dall'inizio della pandemia, perché la mascherina, gli occhiali di protezione, il distanziamento, che anche questo meriterebbe un capitolo a parte, e il lavaggio delle mani sono i presidi essenziali in attesa di un vaccino. Abbiamo visto a partire dai primi giorni di ottobre una crescita davvero molto molto importante dei casi anche in un territorio come quello di Ferrara che nella prima fase era stato toccato in maniera un po' meno aggressiva dal virus. Ecco, c'è un altro aspetto che viene messo in evidenza rispetto per quanto riguarda questa seconda ondata e cioè l'età media dei nuovi contagi. Se guardiamo proprio Ferrara, il dato del bollettino di ieri è di 45,6 anni l'età media. Questo dato ci può rassicurare o ci può preoccupare ulteriormente, professore? Ma diciamo l'uno e l'altro, come le dicevo all'inizio, il virus, le differenze che ci sono tra la prima e la seconda ondata, oltre il fatto che sono coinvolte quasi tutte le regioni, ed è legato appunto all'età, che è diventato irrispettoso delle fasce di età. Oggi la media dei contagiati a livello nazionale è 53 anni, ma vediamo quello che è successo, diciamo, alla fine di aprile. Alla fine di aprile, da aprile ad agosto, la mediana è scesa. Praticamente, lei pensi che alla fine di settembre noi avevamo, no, praticamente un'età pari, e intorno ad agosto ci avevamo una media pari a 35 anni, e quindi questo era importante. Certo. Quindi a partire da fine di settembre poi si è rilevato un nuovo incremento nelle fasce di età tra 0 e 18 anni e 19-59 anni, di cui molti asintomatici. Ecco. Però dobbiamo ricordare che l'età media dei pazienti deceduti è intorno agli 80 anni. Lei Certo, giustamente sì. mi chiedeva perché e soprattutto perché i più giovani, ma il problema dei giovani risiede nel fatto che con il lockdown c'è stato purtroppo un rilassamento, soprattutto in questa fascia d'età dai 15 ai 35 anni. Nell'applicare ovviamente quelle che sono le norme comuni del buonsenso, cioè vale a dire rispettare le strategie necessarie per limitare la diffusione del Covid-19, vale a dire evitare assembramenti, indossare le mascherine, quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale, tutto questo non si è verificato e purtroppo devo rimarcare che si sta verificando anche adesso in molte delle nostre città. C'è tanta gente che non indossa la mascherina, c'è tanta gente che si assembra, c'è tanta gente che non rispetta il distanziamento sociale e naturalmente tutto questo va a discapito della sicurezza di tutti noi. Certo, ci ha raggiunti la professoressa Roberta Rizzo, che saluto e ringrazio per essere con noi. Senta, a partire dalla tarda primavera abbiamo iniziato a sentire parlare dei test sierologici, c'era quasi stata una corsa rispetto a questi test completi, i rapidi, molte regioni. L'Emilia-Romagna è una di queste, si sono attivate per offrirli anche gratuitamente ad un'ampia platea di popolazione, dalle categorie particolarmente a rischio, particolarmente sensibili a luoghi di contagio, al mondo della scuola, alle famiglie che hanno bambini in età scolare. Io le chiederei di aiutarci allora a capire un po' le differenze rispetto a questi test. Partiamo dal sierologico rapido, il cosiddetto pungidito, quello che si può fare ad esempio oggi nelle farmacie gratuitamente, i nonni, i familiari dei bambini, i bambini in età scolare lo possono fare. Che cos'è questo test rapido? Cosa ci dice rispetto al contatto con il virus e cosa non ci dice? Benissimo, ringrazio innanzitutto della possibilità di spiegare un po' le differenze tra i diversi test. Sicuramente anche il Ministero della Salute ha compreso che era necessario definirli in modo corretto, quindi c'è una circolare del 29 di settembre del 2020 che ha cercato un po' di mettere chiarezza nelle diversità e le caratteristiche di diversi test. Questo è quello che forse di più perché appunto è accessibile in farmacia, è un po' tra virgolette un qualcosa che può diventare quasi un fai da te.
I test sierologici innanzitutto vanno a valutare la presenza di anticorpi nel nostro sangue. Il nostro organismo quando va a contatto con dei patogeni mette in atto tutta una serie di meccanismi per contrastarli, tra cui la produzione di queste molecole che si chiamano anticorpi, che servono per ricoprire il patogeno, renderlo riconoscibile da parte del nostro sistema immunitario e quindi eliminarlo. Quindi quando ho un'infezione sviluppo gli anticorpi. Quindi che cosa ci dice questo test? Ci dice che noi in un qualche momento della nostra vita abbiamo avuto contatto con quel patogeno. Nel nostro caso, per interesse, abbiamo avuto contatto con SARS-CoV-2. Quindi se ho la positività, produzione di anticorpi, vuol dire che ho avuto contatto. Questi test rapidi ovviamente hanno una inferiore capacità di essere, diciamo, sensitivi, sensibili, quindi possono dare falsi negativi o falsi positivi, ovvero dirmi che ho avuto contatto con SARS-CoV-2 e non è vero, o dirmi che non ho avuto contatto con SARS-CoV-2 e anche questo non è vero. E quindi hanno tutta una serie di limitazioni. Il vantaggio è sicuramente la velocità, perché in 15 minuti io riesco ad avere già una prima indicazione che però deve essere poi confermata da test chiaramente più validati e con una sensibilità maggiore. Le differenze in questo caso, sempre nel sierologico, e qui andiamo a finire anche più nel sierologico completo, comunque quello Certo, il prelievo. il prelievo, esattamente, quindi questo è il test di elezione dei sierologici perché ha una sensibilità superiore anche se non al 100%, quindi siamo comunque intorno al 60%. Purtroppo i sierologici hanno una diciamo, caratteristica di specificità e sensibilità un po' inferiore rispetto a quello di cui poi parleremo, che sono i gold standard proprio della diagnostica. Ci dicono danno un'altra informazione, e quello completo, quindi quello da sangue, è sicuramente più sensibile in questo, ovvero ci possono dire se stiamo producendo quale tipo di anticorpi. Questi si chiamano immunoglobuline M o immunoglobuline G. Le immunoglobuline M normalmente sono le prime prodotte, quindi sarebbero un segnale che io in questo momento sono in corso di infezione. Quando si cominciano a produrre le immunoglobuline G, sono in un corso, un momento più avanzato dell'infezione. Se trovo solo le immunoglobuline G, potrebbe voler dire che in realtà ho avuto contatto col virus, in quel momento non ho l'infezione. È chiaro che anche qui capite quanto è lieve la differenza e soprattutto ci troviamo di fronte a un virus che sembra un po' ribaltare alcuni dei dogmi dell'immunologia e quindi molto spesso noi ci ritroviamo ad avere positività nel tampone ma negatività nella sierologia, viceversa. E quindi bisogna prendere questi risultati chiaramente con le dovute cautele. Questo perché è così importante evitare il fai da te e quindi seguire i giusti canali per fare questo tipo di test. Devono essere fatti nel momento in cui c'è una reale esigenza, dove si hanno dei segni clinici che ci portano a pensare che ci sia questo tipo di infezione, oppure in altre occasioni molto importanti che sono quelle di valutazione epidemiologica, ovvero voglio sapere come si sta muovendo il virus. Quindi questo ci dice la sierologia. Non è tanto diagnostico quanto uno screening epidemiologico. Come e dove si muove il virus. Non possiamo pensare di fare tutti tamponi, di cui poi parleremo, possiamo pensare di fare un pungolito, quindi un qualcosa di veloce, meno costoso, che mi dà alcune indicazioni. Quindi la mia raccomandazione è questa, utilizzarli soprattutto per screening, per valutazioni, non so, penso agli aeroporti, ai porti, dove devo fare qualcosa di veloce, di meno costoso, per capire come si sta muovendo il virus. E soprattutto non prenderli come il famoso patentino di immunità, come all'inizio un po' si pensava, faccio il test sierologico, sono negativo, posso circolare, andare ad abbracciare amici e parenti tranquillamente, non è assolutamente così. Poi parleremo dei test diagnostici, i tamponi, e Certo. lei ci spiegherà le differenze anche in quel caso. Professor Contini, abbiamo visto che questo tipo di test vengono utilizzati anche per cercare di individuare gli asintomatici, del loro ruolo nella diffusione del contagio, si parla dall'inizio di questa epidemia. Io le chiedo di aiutarci proprio a capire meglio come contribuiscono alla diffusione del virus e anche se è vero che
sul loro organismo, diciamo, il passaggio del virus, una volta che l'hanno contratto, non lascia alcuna traccia, o se invece qualche danno, lo fa comunque, anche se non sviluppano la malattia. Certo, e questa è una domanda molto attuale, rappresenta l'argomento del giorno. All'inizio della pandemia, vede, gli asintomatici non venivano affatto tamponati e quindi ricercati. L'indagine era estesa esclusivamente ai soggetti sintomatici e questo ci ha purtroppo fatto sfuggire una grandissima quota di asintomatici che attualmente si ritiene che in Italia siano oltre 10 milioni. Ora, non tutte le persone positive al tampone faringeo, cioè gli asintomatici, risultano malati. Un asintomatico, per definizione, è una persona che non mostra proprio nessun sintomo, cioè vale a dire non hanno febbre, non hanno faringodinia, cioè mal di gola, non hanno tosse, non hanno dispnea, non hanno nessun sintomo, però devono stare, una volta che è stata riscontrata la loro positività, devono restare a casa. Ovviamente in isolamento domiciliare, e questo è fondamentale che questo tipo di procedura venga seguita, questa condotta venga seguita. Ora, il problema è che noi riteniamo che ci siano diverse categorie di asintomatici. Ci sono gli asintomatici asintomatici, cioè vale a dire quei soggetti portatori del virus che si presume che abbiano una bassa carica virale, ma in realtà non è mai stato determinato. Poi ci sono i soggetti presintomatici, cioè i soggetti che stanno per sviluppare da qui a 4 giorni almeno la malattia, cioè vale a dire quei soggetti che sono in fase di incubazione, e si presume che questi soggetti, cioè si presume, è stato dimostrato, tra l'altro anche da un gruppo di Padova, su un articolo che è uscito su Nature l'estate scorsa, la primavera scorsa, che abbiano una carica virale molto elevata, cioè vale a dire pari a quella dei soggetti sintomatici e che quindi sono estremamente contagiosi. Poi ci sono i soggetti asintomatici che sono guariti dall'infezione e che anch'essi potrebbero essere contagiosi e così via. Quindi devo dire che tutti questi asintomatici, compresi anche i cosiddetti pauci sintomatici, cioè quelle persone che possono avere qualche lineetta di febbre o comunque possono avere un po' di tosse o comunque possono avere un po' di febbre, vale a dire febbricola, tosse secca e mal di gola, circolano, escono e purtroppo infettano le altre persone. Quindi devo dire che fino a quando la carica virale non verrà determinata in maniera sistematica a tutte le persone che hanno fatto il tampone, noi non potremo mai sapere quanto, di quale entità sia il grado di contagiosità degli asintomatici. Per ritornare poi alla sua domanda, Certo. gli asintomatici possono avere conseguenze all'infezione da coronavirus? Non si sa, non ci sono studi per questo, però le posso dire che dall'esperienza, dalla pratica clinica, risulta che molti asintomatici, cioè molte persone che sono entrate in contatto col virus, cioè vale a dire sono positive al tampone, parlo, non di altri test, possono sviluppare astenia, una stanchezza che può durare e persistere per tanto tempo, possono avere qualche dolore osteoarticolare nei mesi successivi, alcuni di essi possono sviluppare anche alterazione del gusto e dell'olfatto. Ecco, di solito non vanno incontro a problemi di saturazione, non vanno incontro a problemi, diciamo, legati a difficoltà respiratorie, però è certo che gli asintomatici oggi rappresentano la principale fonte di contagio. Certo, con i tamponi e con i dati che riceviamo quotidianamente, con quelli che vengono eseguiti con il cosiddetto contact tracing, cioè il tracciamento che viene effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, dei contatti e di tutto quello che può ruotare attorno ad un positivo, vengono infatti individuati moltissimi asintomatici. Se torniamo a guardare i dati della provincia di Ferrara, dell'ultimo bollettino, c'erano 229 positivi, in questo caso un centinaio fanno riferimento al giorno precedente e qui ben 208 sono asintomatici. Occorre dunque fare tamponi, potenziare questo tracciamento. A Ferrara, per questo, da ieri è attivo un nuovo punto drive-thru per effettuare i tamponi che è stato realizzato grazie all'esercito. Vediamo. In provincia, nell'arco di questo mese, noi abbiamo strutturato sia il drive-thru di Ferrara, ma anche una Comacchio e un Accento, quindi fissi, e ne abbiamo anche un quarto mobile. Quindi in realtà complessivamente parliamo di
4 drive-through che hanno dato i loro frutti in modo molto importante, per cui siamo riusciti a garantire tracciabilità e indagini epidemiologiche evidentemente conseguenti. È chiaro che con l'incremento della curva epidemiologica e quindi i casi di incidenza di positivi e la voglia anche di tracciare sempre di più quella che è la popolazione, il contributo che la nostra regione ha colto direi rapidamente da parte del Ministero della Difesa di poter affiancarci per potenziare ulteriormente questo elemento fondamentale quale il tracciamento, noi l'abbiamo colto e non solo, l'abbiamo diciamo così raddoppiato perché in questo caso la postazione che chiaramente abbiamo ritenuto di inserire qui a Ferrara perché è il punto di maggior presenze e di maggiore richiesta, si è dotata non di una tensostruttura con il personale dell'esercito, ma addirittura di due, perché c'è stata la disponibilità di strutturarne e allestirne una ulteriore che servirà per i tamponi rapidi, chiaramente per il personale della medicina generale, della pediatria di libera scelta che qualora non avesse gli ambulatori idonei per poter svolgere questa attività di tracciamento, potrà venire in questa ulteriore tensostruttura ad eseguirlo per i pazienti. Direi che la cosa interessante per la popolazione è la collocazione delle due tensostrutture che sono comunque a fianco del drive-through aziendale, quindi abbiamo in linea tutte diciamo così, le strutture dedicate al tracciamento qui a Ferrara e anche l'area di ingresso che consente un accesso separato in un ampio spazio senza contatti, senza affollamenti e differenziando in modo molto intelligente quelli che sono i percorsi. Un grazie infinito direi a tutto il personale dell'esercito e al personale della ASL che hanno lavorato in modo intenso per poter poi realizzare quello che sembra facile quando uno lo vede, no? Però ha voluto dire lavorare in modo integrato con l'area tecnica piuttosto che con il Dipartimento di Salute Pubblica, con l'esercito, quindi un lavoro integrato che ha dato le sue soddisfazioni e che dovrà continuare ovviamente. Beh, come sempre l'esercito italiano si dimostra funzionale anche in questi momenti di emergenza. Ho già avuto la possibilità di provare questo anche durante i tragici giorni del sisma del 2012, proprio qui in provincia di Ferrara. Con questa possibilità che ci viene offerta oggi si riesce a aumentare ovviamente il numero di tamponi sia attraverso il drive-through, quindi arrivando in macchina, sia anche arrivando a piedi. Credo che sia un aiuto concreto. Considerate che dal 1 settembre all'8 di novembre sono stati fatti più di 49.000 tamponi nella provincia di Ferrara, con l'aiuto che arriva appunto dall'esercito, aumenteremo quotidianamente con una potenzialità di circa 200 tamponi in più, il che è ovviamente un segnale importante anche perché ci permette di tracciare e ci permette anche di fa fare più in fretta per cercare di isolare i positivi. Ecco, professoressa Rizzo, torno da lei. Come abbiamo fatto anche per i test sierologici, le chiedo di aiutarci a capire, di spiegarci come funzionano i tamponi. Quelli di cui si parlava in questa scheda sono i tamponi classici, quelli molecolari, quelli che si eseguono nei drive-thru, quelli che si eseguono insomma un po' nei vari punti e che abbiamo visto dall'inizio, anche se all'inizio c'era sia quello faringeo che quello nasale, oggi si fa solo quello nel naso. Ci spieghi allora cosa ci dice questo tampone del nostro contatto con il virus e se non ci dice qualcosa, come le chiedevo anche per i test. Certo, il gold standard della diagnostica di SARS-CoV-2 è proprio il tampone molecolare. In questo caso, inizialmente, come giustamente dicevo, venivano fatto sia nasofaringei che orofaringei, si è visto che la percentuale di positivi, di reali positivi, era più elevata e più accurata utilizzando il nasofaringeo, quindi sicuramente questo è il sistema di elezione dove si va quindi a fare il tampone. Viene effettuato quindi questo tampone, successivamente da questa analisi cosa si fa? Si va a vedere la presenza del RNA, ovvero del genoma
di questo virus, si riesce a quantificare e definire quindi se la persona è positiva oppure negativa per la presenza del virus, andando ad analizzare appunto la presenza del genoma. In questo caso riesco maggiormente a fare diagnosi, quello che dicevamo prima, quindi mentre la parte sierologica è un po' più epidemiologia, in questo caso riusciamo a fare una valutazione e una diagnosi sicuramente più accurata, ovviamente sempre affiancata alle indagini cliniche e radiologiche sul paziente per andare a valutare quali sono in caso le compromissioni che si stanno avendo in presenza di questa patologia, perché giustamente come diceva il professor Contini, possiamo avere soggetti positivi che non sviluppano niente, che non si accorgono, ma in realtà hanno segni clinici all'interno del loro corpo e quindi e chi chiaramente manifesta la malattia, quindi quelli diciamo sono più facili da riconoscere ed andare ad isolare. Si parlava nel filmato anche di questi tamponi rapidi perché ultimamente anche il Ministero ha iniziato quindi a parlare della possibilità di sfruttare questo sistema soprattutto dai medici di base e dai pediatri. Si tratta di un qualcosa di un po' diverso, quindi il prelievo è lo stesso, quindi si effettua sempre un tampone nasofaringeo, ma in questo caso invece di andare a valutare la presenza del genoma del virus, vado a ricercare la presenza di antigeni, ovvero di proteine virali, quindi riconosco il virus in un modo diverso. Col tampone oggi gold standard molecolare vedo la presenza di un genoma, con il tampone rapido vedo la presenza dell'antigene. Questo che vantaggi ha il tampone rapido? Beh, lo dice la parola stessa, è più rapido. Mentre per un tampone molecolare, solo per l'analisi, servono circa 2-3 ore, quindi il mio referto non arriva prima di 2-3 giorni. Nel caso invece del tampone rapido sono 15 minuti sempre, quindi come per il sierologico rapido, quindi quello col pungilito. È chiaro che tutto quello che è più rapido si porta dietro una minore sensibilità e specificità. Quindi molto spesso questi hanno cross-reazioni con altri coronavirus, quindi direi che attualmente il tampone rapido dovrà poi successivamente sempre essere affiancato da un tampone molecolare, quindi da lì non si scappa per il momento per quanto riguarda la diagnosi. Potrà servirci, diciamo, per fare una prima selezione, nel senso che se abbiamo il tampone rapido che ci dà un esito positivo, possiamo poi concentrarci e fare un ulteriore tampone ai positivi. È capitato però molto spesso che persone risultate negative oggi al tampone lo siano state dopo un giorno positive. Ecco, c'è la possibilità di un falso negativo anche nel tampone? Esattamente, ovviamente tutte le metodiche hanno i loro limiti di sensibilità, quindi anche qui non riusciamo ad essere al 100% e le variabili sono innumerevoli, quindi il tampone stesso, quindi dove viene eseguito il tampone, da quanto tempo io sono infetto, quindi il mio problema è che anche questo sistema molecolare ha un limite, si definisce di detection, ovvero un limite sotto il quale ho il virus ma non lo vedo perché il mio sistema non è talmente sensibile da poterlo vedere. Quindi se il virus non si è ancora replicato all'interno del mio faringe, non riesco a vederlo, e poi tutte le variabili dovute a qualsiasi sistema di diagnostica che noi abbiamo, quindi chiaramente può succedere di avere negativi che si positivizzano, poi si negativizzano, poi insomma, la situazione varia e cambia e le variabili purtroppo sono tante. Il discorso dell'affidabilità dei test rapidi, secondo lei, è un qualcosa che dipende dal tipo di test, nel senso che da quello che oggi abbiamo in mano o proprio dalla caratteristica dell'analisi? Cioè, potremmo avere tra qualche mese un test rapido più preciso o è proprio il test rapido che comunque ha qualche limite per come è concepito e per qual è la sua natura? Certo, allora a entrambe le domande risponderei di sì, cioè un po' la caratteristica dei test rapidi, quindi chiaramente sono dei test che sono, di per sé risultano essere meno sensibili. Avete visto che come sono fatti, quindi hanno questi sistemi che catturano su queste strisce, diciamo, assorbenti, un qualcosa che passa, esatto, quindi nell'immagine si vede chiaramente. Di conseguenza, quindi chiaramente la capacità soprattutto di valutare la presenza anche di basse cariche virali
è inferiore rispetto a quello che posso avere come molecolare. Inoltre, non dimentichiamoci che comunque è un virus che noi conosciamo e abbiamo cominciato a studiare concretamente da marzo, quindi non è molto tempo. Quindi ad oggi si stanno migliorando anche gli anticorpi, le sostanze che servono per fare questi device, quindi sicuramente potremmo migliorarli. Oggi è giusto che possano esistere anche questi sistemi, proprio nelle condizioni però limitate di cui parlavamo, quindi soprattutto nelle valutazioni epidemiologiche o di grosso screening, non per fare diagnostica. Non so se potranno mai essere utilizzati per fare diagnostica, su questo ho qualche dubbio. Direi che piuttosto potenziamo al meglio il molecolare, rendiamolo più economico possibile, quindi lavoriamo su quello che ci dà la maggiore affidabilità, anche perché il genoma è meno variabile di quanto possa essere una proteina che si può denaturare, quindi più difficile da riconoscere, quindi questo è il problema del tampone antigenico, per cui lavorerei piuttosto su questo, aumentare i laboratori che possono eseguirlo. Grazie mille professoressa Rizzo. Professor Contini, uno degli usi per i quali insomma si è parlato in particolare dei tamponi rapidi è l'ambito scolastico, dove c'è bisogno ad esempio di avere risposte in tempi brevi per non dover essere costretti a mettere in quarantena intere classi o addirittura chiudere interi plessi nel caso in cui si verifichi la positività di un alunno o di un insegnante. Il mondo della scuola è stato al centro dell'attenzione prima perché si doveva aprire, poi una volta che la scuola si è riaperta si è parlata di lei come un luogo molto molto a rischio e anche in parte responsabile di questo aumento dei contagi da metà settembre, da ottobre in poi. Le chiedo se secondo lei è vero che il mondo della scuola può essere in parte responsabile dell'aumento dei contagi e qual è il ruolo dei bambini? Anche questo è un altro tema molto molto discusso, un po' come quello degli asintomatici. Qual è il ruolo dei bambini nella diffusione del contagio? Si contagiano tra di loro? Contagiano gli adulti? Sappiamo che sviluppano molto poco la malattia, quindi sono prevalentemente asintomatici. Ma sono asintomatici come gli adulti? Sì, ci sono tante domande che sicuramente meritano tutti una risposta che cercherò di dare nel modo più possibile e preciso. Innanzitutto non abbiamo ancora tantissimi dati riguardanti il mondo della scuola perché il ministro è stato intervistato proprio ieri e il ministro ha detto appunto che non ha una panoramica ben precisa su di che entità, su di quale entità sia il, diciamo, il numero dei contagiati nelle scuole in Italia, perché lei sa che tutti i dati ce li hanno le ASL e le ASL spesso non riescono a fare in tempo, cioè non hanno, diciamo, quella capacità tempestiva di trasmettere per problematiche informatiche i dati alle scuole, quindi anche al Ministero della Salute. Le posso comunque cominciare a rispondere partendo dalla fine, se me lo consente, cioè vale a dire certo. La scuola sicuramente ha rappresentato una fonte di contagio. Si è detto che con l'inizio delle scuole, sebbene scaglionate dal mese dei primi di settembre fino a tutt'oggi, le scuole potevano rappresentare un veicolo del nuovo coronavirus, non soltanto per i ragazzi, ma anche per i familiari. Lei sa che in Italia, a differenza di altri paesi, il nucleo familiare è molto forte, quindi ci sono dei bambini che vivono con i genitori ma anche con i nonni e quindi di conseguenza il problema può essere duplice in senso di gravità, vale a dire che se uno contagia i genitori poi è automatico che contagia i nonni e i nonni essendo rappresentati, diciamo, essendo nella fascia dei più anziani naturalmente possono rappresentare un pericolo per loro stessi e per l'elevata mortalità. I bambini sono sicuramente una fonte di contagio, assieme a tutto quello che è successo dopo il lockdown, con l'inizio dell'estate, con la termine dell'estate, naturalmente ci trascinevamo dietro il problema del mal comportamento di tutti noi, dell'apertura delle discoteche, degli assembramenti, del rilassamento dei giovani per quanto concerne l'impiego delle mascherine e quant'altro.
L'inizio delle scuole ha rappresentato anche ovviamente l'impiego dei mezzi pubblici senza nessun controllo e tutto questo naturalmente ha amplificato la curva e l'escalation dei contagi. Certamente la scuola ha contribuito, ma non tanto. Alcuni hanno addirittura detto che la scuola era un luogo sicuro proprio per le misure e le precauzioni che sono state allestite durante l'estate prima del rientro dei ragazzi a scuola. Inoltre volevo dire anche questo, i bambini hanno diverse caratteristiche. Primo, che possono essere dei super diffusori, in quanto i bambini si è stato scoperto che possono avere alcuni di essi un'elevata carica virale e quindi di conseguenza la facilità del contagio è estrema nei confronti dei propri familiari. I bambini e i giovani al di sotto dei 20 anni si è anche visto che oltre a essere però asintomatici, pare che abbiano una suscettibilità all'infezione di circa la metà rispetto a quelli che hanno 20 anni. E questo perché? Perché in età pediatrica ci potrebbe essere diciamo, una diversa densità dei recettori ACE2, che sono quei recettori a cui si lega da un punto di vista patogenetico il SARS-CoV-2, e quindi da lì poi si avvia tutta l'infiammazione, la cascata citochimica che porta all'estrema gravità della malattia che tutti siamo abituati a conoscere. La seconda ipotesi è che la risposta innata immunitaria dei bambini è praticamente più attiva, però modulata, e questa modulazione fa in modo che in un certo senso il bambino risponda in una maniera più pacata rispetto al coronavirus, sebbene si tratti del nuovo coronavirus. La terza ipotesi è che la bassissima morbilità dei bambini deriverebbe dall'immunità crociata nei confronti di altri coronavirus. I coronavirus sono agenti virali responsabili dei comuni raffreddore. Tutti i bambini vanno incontro a raffreddori legati anche a coronavirus, oltre che al rinovirus, ad altri adenovirus e tantissimi altri virus che circolano durante la stagione autunno-invernale. Però teniamo presente che i casi pediatrici complessivamente rappresentano neanche il 2%, si stima che siano l'1,8% di tutti i casi totali, ed hanno una letalità di gran lunga inferiore a quella degli adulti, cioè vale a dire una letalità pare che sia intorno allo 0,06% nella fascia di età che è compresa tra 0 e 15 anni. Quindi naturalmente tutto questo quindi in che cosa si traduce? Minore contagio dei bambini, minore clinica, tant'è vero che casi pediatrici in Italia ce ne sono pochissimi, veramente si contano sulla punta delle dita, e soprattutto sono asintomatici e non vanno incontro a delle complicazioni, a meno che non siano presenti in essi delle gravi patologie che minano l'aspetto, quindi l'assetto immunitario di questi piccoli pazienti. Questo però ci porta comunque a dire che è fondamentale adottare tutte le misure di precauzione, soprattutto laddove il bambino sia a contatto con le persone più fragili, i nonni ad esempio, e anche dove il bambino sia in mezzo ad altre persone. Ecco perché la mascherina in classe, ecco perché tutti i protocolli. Certamente, io suggerirei che i bambini devono stare lontani, soprattutto dai nonni, a costo di non andarli a trovare, perché il bambino ovviamente nella sua essenza, diciamo, infantile, tende a non indossare magari correttamente la mascherina. È vero che il bambino poi si avvicina al nonno per tutta una problematica affettiva, carezze e quant'altro, per cui è proprio sconsigliato che i bambini vadano verso i nonni. Purtroppo questo comporta anche degli aspetti di disagio per i bambini, ma soprattutto anche per i nonni che hanno bisogno dell'affetto dei propri nipoti e nipotini. Certo, l'ultima cosa che le chiedo, proprio perché c'è questa diffusione del virus soprattutto tra gli asintomatici, abbiamo visto le chiusure, stiamo vedendo insomma un'evoluzione di queste misure sempre più stringenti man mano che il contagio avanza. Ci sono dei luoghi più a rischio degli altri e magari qualche consiglio che lei ci può dare proprio per i nostri comportamenti quotidiani e le accortezze che possiamo avere in questi luoghi più a rischio? Vede, il problema è vasto nella sua entità, perché il luogo chiuso è di per sé un luogo pericolosissimo per la trasmissione del coronavirus.
Quindi vale a dire che non basta più il metro di distanza, non basta probabilmente la mascherina, ma sarebbe necessario quando uno va allo stato attuale, quali sono tra l'altro i luoghi chiusi? Hanno chiuso tutto, quindi vale a dire che abbiamo i supermercati, i luoghi di culto e poi anche, diciamo, le farmacie e quant'altro, dove comunque vengono mantenute rigorosamente le distanze di sicurezza ed entra uno alla volta. Però è certo che laddove si forma una sorta di condensato di particelle o di droplets contenenti verosimilmente i nuclei delle particelle virali, quello rappresenta sicuramente un pericolo. Per cui tutti, l'accorgimento è questo, uno non è che può ovviamente impedirsi o impedire agli altri di andare a fare la spesa nel supermercato, però deve stare molto attento affinché anche nello stesso supermercato non ci siano persone che non usano la mascherina, perché se noi utilizziamo la mascherina ma c'è qualcuno che non la usa, la mascherina non la indossa, non la utilizza o la tiene sotto il naso e quindi non la indossa correttamente, la trasmissione del virus da quella persona che non l'ha indossata a noi è assolutamente possibile e si viene a verificare in virtù del fatto che c'è un luogo chiuso quel caratteristico effetto spugna, cioè vale a dire che il virus penetra attraverso la nostra mascherina nella camera calda che si è venuta a formare tra la mascherina, il nostro naso e la bocca e quindi di conseguenza il virus può infettarci a meno che non decida lo stesso virus di passare attraverso gli occhi. Quindi, perché anche questa è una via spesso diciamo non se ne parla abbastanza, ma è una via un po' sottovalutata, sì. Come? Un po' sottovalutata come via di trasmissione. Quindi è chiaro che quando c'è una persona al supermercato, la persona al supermercato può tossire naturalmente. Senza mascherina le droplets vanno in parte, diciamo, in avanti e possono essere sospese e trasportate sospese nell'aria e quindi crearsi praticamente quella sorta di nuvoletta che, se viene poi inspirata da persone che hanno anche la mascherina, può rappresentare un momento di pericolo. Quindi è chiaro che molti di questi esperimenti sono stati fatti anche in laboratorio, vale a dire in uno studio recente ha dimostrato che SARS-CoV-2 aerosolizzato può sopravvivere addirittura nell'aria del laboratorio anche per 3 ore. Però occorre sottolineare che le condizioni di laboratorio sono difficilmente confrontabili o rapportabili a una condizione reale. Per cui l'altro accorgimento è quello di tenere sempre le finestre aperte, di qualunque luogo chiuso si parli, perché è fondamentale che ci sia un ricambio d'aria e l'aria condizionata talvolta non basta. Grazie mille, grazie davvero al professor Contini per averci aiutato a capire qualcosa di più e anche per averci dato questi consigli che appaiono gesti semplici ma davvero possono fare la differenza. Grazie anche alla professoressa Rizzo per essere stata con noi. Io spero di potervi avere presto di nuovo come nostri ospiti per approfondire, magari anche per parlare delle novità in positivo a partire dal vaccino, di cui magari potremo parlare in altre occasioni, magari di nuovi test che ci aiuteranno a continuare questa convivenza che abbiamo capito è ormai necessaria con questo virus. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie mille. Arrivederci. E grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.